E buongiorno, ciao a tutti ragazzacci, siamo di nuovo qua in History Time, in una nuova puntata. Ci eravamo lasciati, se vi ricordate, nella precedente puntata, dove appunto abbiamo iniziato a parlare di questi fantastici anni 90, ci eravamo appunto lasciati con un pezzo, una canzone dei Depeche Mode, che faceva parte appunto di questo album Songs of Faith or Devotion, dove appunto in realtà avevamo un po' raccontato quello che questo album nell'anno 1993, scusate ma io sto guardando ancora il video invece di questa canzone che adesso vi racconterò, no? E quindi ci eravamo lasciati con sicuramente una delle canzoni più rappresentative di quell'album, insomma, dell'album Songs of Faith and Devotion, che era appunto Walking in My Shoes, canzone molto bella, da tratti anche soul, dove riprendeva un po' anche l'elettronica dei Depeche, visto che quest'album invece, come primo singolo, I Feel You, era molto più blues, con una chitarra un po' più, diciamo, rockeggiante, e divenne anche una canzone un po' simbolo, no? Del rock di Depeche Mode, un po' di più rispetto a Violator, dove già aveva visto a tratti, no, un po' un ritorno della chitarra blues con dei riff, no? Molto molto interessanti, molto molto, diciamo, fra i più famosi, probabilmente. Allora, abbiamo invece adesso ascoltato Higher Love, pezzo con cui loro aprivano i concerti del Devotional Tour. Io ricordo era il 1993, quando io vidi per la seconda volta i Depeche, o forse per la terza, adesso non ricordo bene, comunque sicuramente era un ennesimo concerto dei Depeche Mode che vidi, e devo dire che rimasi veramente strabiliato, anche se conoscevo il loro frontman Dave, l'avevo già visto, insomma, ma questa volta in questo tour, soprattutto con questa canzone Higher Love, che io ricordo veramente con cuore, perché insomma loro erano dietro questi, potete andare a vedere il video, perché questo è un pezzo live. Abbiamo appunto, vi ho voluto far ascoltare il pezzo live di Depeche, Higher Love, che apriva i concerti del Devotional. Ricordate che il tour del Devotional fu, insieme al Violetto, l'unico tour in cui suonavano tutte le canzoni dell'album, quindi cosa molto importante. Comunque sicuramente uno dei tour più imponenti dei Depeche Mode, e questa canzone era, insomma, stupenda, parlava di questo alto amore, questo grande amore, e loro appunto aprivano con, erano dietro queste tende mezze trasparente con dietro le luci colore blu, rosso, eccetera, e c'era questo Dave che cantava dietro come un'ombra, e poi di colpo usciva a metà canzone, e insomma, e tutti iniziavano a gridare appena lui usciva, e lui rideva, vabbè. Bellissimi anni, in realtà poi per Dave quelli non furono anni proprio eccezionali, perché dietro un successo incredibile poi invece si celava qualcosa di un po' più, diciamo, cupo. Abbiamo detto pezzo con cui loro aprivano i concerti del Devotional Tour. Devotion appunto rappresenta il loro più imponente tour mai vissuto, con 96 date, pensate, tour che iniziò in Francia e finì a dicembre dello stesso anno a Londra, al Wembley Arena, e quindi veramente un tour che oltretutto li sfinì, li stancò moltissimo. Loro stessi furono molto provati da questo tour, anche perché poi Dave praticamente dal primo minuto fino all'ultimo, di solito era un paio di ore e mezza che durava questo tour, che durava questo concerto, scusate, non tour, durato mesi, e devo dire che lui perdeva chili, parecchi chili in ogni concerto.
Ok, abbiamo parlato degli anni 90, abbiamo introdotto gli anni 90, oggi è una puntata molto importante perché vedremo un po' l'alternarsi, diciamo, mi sono ingegnato, no? Cercando di riparlarvi, ricollegarmi agli anni 90, puntate precedenti che hanno avuto un grandissimo successo qua a History Time. Ah, scusate, non mi ero presentato, ma io sono sempre Mauro Di Francesco e siamo sempre qui nel mio format, nel mio programma History Time. Quindi che avevo avuto insomma, un buon successo, soprattutto gli anni 90, ma anche gli anni 80, e tendenzialmente alternavo insomma le interviste, o di solito tutte e due le ore, o magari la prima ora musica, la seconda intervista. Adesso vorrei fare una cosa ancora un po' diversa e alternare un po' l'intervista. Oggi avremo qui con noi, sono riuscito a portare in History Time il nostro amico, sicuramente anche amico, Max Corfini, settimese. Che ha avuto voglia appunto di fare questa chiacchierata un po' amichevole fra me e lui. È stato molto molto bella, molto interessante e soprattutto una chiacchierata che mi ha fatto crescere anche dal punto di vista culturale. Ho rivisto il ragazzotto che l'avevo conosciuto, lui ha proprio qualche anno più di me, anche se sembra più giovane, si è mantenuto molto bene. Devo dire, mi ha fatto molto piacere vedere questo ragazzotto maturato, sicuramente maturato rispetto agli anni, lo siamo un po' tutti, ma veramente sempre sorridente, sempre molto positivo, con tanta voglia di vivere, con tanta voglia di fare musica. E quindi, insomma, lui ci spiegherà e io anche cercherò di spiegare con la sua musica, con le sue bellissime canzoni, e lui ci spiegherà tutto quello che è stato il suo percorso artistico musicale. Abbiamo parlato un po' di cosa vuol dire essere artista, del percorso che un artista deve avere e che aveva. Ok, vediamo le altre date storiche di questo decennio, insomma, che abbiamo introdotto, di questo decennio anni 90, molto importante in realtà per la musica. E poi anche con Max Corfini ne parleremo, perché in realtà proprio in quegli anni lì, no, uscirono anche molti artisti qua in Italia. Comunque, alcune date storiche, ricordiamo la morte di Freddie Mercury avvenuta il 24/11 del 91. Kurt Cobain si suicida nel 94. Pensate che invece a soli 25 anni viene assassinato Tupac, rapper americano, e a Los Angeles il 17 agosto 1994 Dave Gunn, appunto ritorniamo ai Depeche, tenta il suicidio tagliandosi le vene, e nel 96 venne dichiarato morto per una manciata di minuti grazie ad un'overdose di Speedball, quindi che è cocaina, eroina, insomma una roba, un cocktail pazzesco. Un'altra questione importante degli anni 90: nella prima parte del decennio nasce la Britpop con le boy band, per esempio come gli Oasis, i Verve, i Take That, i Backstreet Boys. Ce ne sono anche poi di femminili, di girl band, e proprio nascono negli anni 90. Nascono nuovi generi come il grunge e il new metal, per esempio, che è un mix, no? Fra rock, metal, eccetera. Esplode l'Eurodance, ne parleremo poi anche più avanti, probabilmente nelle prossime puntate, forse non ce la faremo oggi. Ma pensate ancora, diamo ancora anche qualche cenno storico: nasce l'Unione Europea proprio in quegli anni, a metà degli anni 90. Troviamo la rinascita del punk rock come i Green Day. Proprio si esplodono in quegli anni. Nascono serie televisive di grande successo. Chi non riesce a ricordare, insomma, sicuramente quelli della mia età, ma anche quelli un po' più giovani, serie televisive come Beverly Hills e Friends, che insomma sono stati un po' anche rivisitati così e ricordati in questi ultimi anni. E molti attori di quegli anni poi divennero famosi successivamente. Adesso sono anche loro un po' vecchietti, però è stato bello, e ogni tanto è bello anche ricordarli. Io Friends lo vedevo sempre e mi teneva sempre compagnia la sera, dopo lo studio, dopo l'università. Ma andiamo poi, torniamo un po' in Italia, visto che poi avremo più tardi, no, un artista italiano che intervisteremo. Arriviamo in Italia, cosa sta succedendo in Italia? Abbiamo visto un po' tutto quello che accade fuori dall'Italia. Io sono un po' anche sterofilo dal punto di vista musicale, anche Max ce lo ricorderà dopo.
arrivano i primi album nel 1990. Gli anni 90 sono gli anni in Italia dei primi album di artisti come Luciano Ligabue. Facciamo un passo indietro, sentiamo una bellissima ballata rock, insomma voi ve la ricorderete subito, dopodiché magari dopo questa ballata partiamo un attimino, insomma vi dico qualche cosina e poi partiamo con la prima parte di questa splendida intervista. Lui è Ligabue e scrivetemi in chat il nome della canzone, ditecelo, ok, ci vediamo fra pochissimo. Alle ore 19 alle ore 20 su Radio 40 Web Talent Show, alla scoperta di talenti, conduce Falco DJ.
Bene, balliamo sul mondo. Abbiamo appena sentito questo fantastico pezzo del 1990. Lui era Ligabue e l'album mi pare si chiamasse proprio Ligabue, era il primo album. A parte Disco Verde al Festival Bar, rimane comunque un grande successo, anche poi ballato insomma nel fine serata nelle discoteche o in quelle discoteche dove mettevano Revival. Era un pezzo molto passato, diciamo, a quei tempi, oltre che in radio. Nel 91 arriva Lambrusco e Popcorn, e invece nel 94 è che alla fine Che ora è la fine del mondo, rimane, diciamo, l'ultimo capolavoro, la capolavoro del decennio. Io vidi Ligabue, credo, in un qua a Torino, lo vidi un paio di volte, prima come band di apertura degli U2 al concerto di Torino, credo forse proprio nel 94, giù di lì, insomma. E poi comunque lo vidi ancora, credo, mi pare, se non erro, a Bologna, quindi in quella zona lì. Comunque va bene, devo dire che mi piacque molto, al di là del fatto di dove lo vidi e quando, che insomma la mente tira giù brutti scherzi, ma devo dire che mi piacque molto dal vivo, sia come groove, come voglia di fare musica, anche come musicisti, devo dire, insomma, non eccellenti, ma devo dire ottimi musicisti, buoni musicisti, insomma. Rock, un buon rock, anche se poi l'ho trovato spesso un po' ripetitivo, però soprattutto dal punto di vista vocale secondo me è sempre stato un po', come dire, ridotto. Però al di là di quello, canzoni bellissime, in Italia non possiamo che andare fieri di aver avuto il grande Luciano Ligabue, che poi oltretutto anche oltre la musica ha fatto arte anche in altri modi, con film eccetera. Credo lui fosse appassionato anche di pittura, quindi da quel che ricordo. Ok, io direi che possiamo in questo momento invece passare all'artista che noi abbiamo deciso di ospitare, che abbiamo, insomma, che poi ha deciso anche lui, perché anche lui ha deciso di arrivare da noi qui a sentire cosa ha da dirci. Io passerei un suo pezzo e poi partiamo con l'intervista. Ma lassù oltre il cielo, qua
dire che vado a tempo mentre parlo. Sono nato, fai che sai con me, non ci viene niente di dire, è solo colpa del destino. Oh, oh. Sono nato, fai che non lo so, se oggi è una cosa grave o no, ma mi rimbalza nelle vene. Sono nato, fai che ti dirò, è troppo forte l'energia che ho. Tocca a te, puoi ascoltarmi. Ciao a tutti amici di History Time, siamo di nuovo qui a una nuova intervista. E questa volta l'intervista, ragazzacci, amici che ci ascoltate, è di un artista, è con un artista che io conosco, in realtà ho conosciuto quando ero ragazzino, adesso purtroppo non lo sono un po' datato. Come me. Ciao Max, lui è Max Porfini che ti saluta. Ciao a tutti ragazzi. Un abbraccio e un ringraziamento, sono veramente onorato di poterti parlare. Ecco. Ma guarda, l'onore è tutto mio, perché quando oggi si fa fatica a parlare con le persone, quando mi danno opportunità di farlo, qualsiasi cosa sia, sì, è meraviglioso. Grazie. Vabbè, insomma, io di questo ne vado veramente fiero, anche perché cerco sempre di portare artisti sia diciamo meno noti e famosi di te, e sia cerco, chiedo anche a qualcuno come te, un po' più famoso, qualcuno mi dice di sì, qualcuno mi dice ma di no. Quando te mi guarda, hai, sono stato emozionato. Non ti voglio interrompere, ma la parola famoso non mi è mai piaciuta. Credo che ognuno di noi faccia arte, faccia musica, poi chi o l'altro facciamo tutti dei percorsi diversi, qualcuno può andare un pelo più avanti o meno e tutto, ma fare, sai, questo mestiere, come dico sempre, è aver trasformato una passione in un lavoro, quindi già stiamo delle persone felici, e il famoso è relativo. Poi ho capito quello che intendevi tu, non volevo contraddirti, però la musica è varia, ecco, quindi è molto bello ascoltarla tutta in ogni sfumatura. Questo è assolutamente vero, però bisogna anche riconoscere che ci sono degli artisti che hanno avuto un percorso che va rispettato, no? Io credo, certo, che dovremmo insegnarlo, a mio avviso, mi permetto, l'unica cosa che mi voglio permettere di dire, che se oggi manca un po' la cultura, non solo musicale, e forse colpa anche di noi genitori, parlo di me, io sono padre di due figli, che non abbiamo saputo trasmettere a loro questo rispetto, no? Per chi ha avuto una storia artistica, lavorativa, quello che sia. E nella musica ho notato, nella mia ignoranza, se mi permetti, che è caduto un po' il rispetto verso gli artisti, e questo è un po'... Ma guarda, ti do ragione del fatto di noi genitori, anche una figlia di 19 anni che però a casa mia ha masticato Michael Jackson, George Benson, ha masticato anche le ultime cose sue, perché è giusto che le ascolti, però un po' non ci ha favorito, e non sono quello che punta il dito, ma sicuramente ci ha sfavorito anche molto un po' quello che viviamo in questo periodo, cioè le tante distrazioni che sono la TV, i telefoni, le cose eccetera, quindi è diventato un po' un mondo di plastica. Grignani aveva ragione quando avevo fatto quel disco La fabbrica di plastica annissimi fa, 20 anni fa, ed è vero, sto dicendo, però non ci incolpiamo, cerchiamo di essere ottimisti e di andare avanti con i propri obiettivi, perché alla fine siamo noi che, se dobbiamo cambiare delle cose, prima dobbiamo cambiare noi stessi, quindi non ci sgridiamo, cerchiamo di migliorarci, non spendiamo tempo a sgridarci, spendiamolo a migliorarci, secondo me. Ascolta, sì. Max, io ho scelto così una scaletta che tu gentilmente hai onorato. Mi hai detto, l'ho suggerito. Diciamo che me l'hai anche passata e ti ringrazio. Siamo partiti con Sono Nato Funky, che è un singolo che io ovviamente ho ascoltato un po' tutte le canzoni, mi sono ripreso anche quelle che non avevo ascoltato. Proprio perché quando intervisto un artista cerco anche di andarmi a riascoltare, poi magari qualcosa me ne dimentico. Io credo che Sono Nato Funky, a partire dal video dove c'è Fanciullo, mi pare. Come? Nel video d'inizio c'è un bambino.
un ragazzino, mi pare, giusto? È mia figlia, ecco. Perdono, mia figlia. Cioè una bambina. No, niente. Non lo sapevo. Lo so, ma non potevi saperlo. E la cosa che mi ha colpito, che secondo me questo video racchiude il tuo modo di fare musica, il tuo modo di fare arte, ma anche il tuo carattere. Questo già solo nato funky, già il titolo dice tutto. A parte che poi è molto positiva come canzone, nell'armonia, eccetera. Io so che ci tieni molto a questa canzone. Ma allora, come d'autore, visto che faccio l'autore da tanto tempo, tutte le canzoni, qualsiasi autore che fa, sono un po' considerati i suoi figli, no? Diciamo che questa ha importanza, perché ogni canzone ha importanza in un momento della propria vita, perché le canzoni poi sono vita. E questa canzone sì, ha un'importanza, non togliendo le altre, sì, particolare, perché comunque è una canzone che ha una storia abbastanza incredibile, nel senso che era una canzone che con Gianni Belleno dei New Trolls, mio ex collega batterista nonché cantante, è una canzone che doveva andare ad Anna Oxa, che è la sua ex moglie, e l'avevamo fatta un po' io e lui, e non l'abbiamo mai fatto uscire, perché in quell'anno lì con i New Trolls stavamo facendo un disco e abbiamo inserito un'altra canzone che tu hai scelto, che è Tutto quello che è. Poi l'avevamo scelta e poi l'ho tenuta e l'ho venduta in un mio disco, poi mio, quando mi sono lasciato tra virgolette in buoni rapporti con tutti i New Trolls, il mito New Trolls. E questa sì, perché hai detto bene una cosa tu, io sono un po' nato funky, ma per me il funky, lo dico sempre nelle mie serate ridendo, fa parte di un mio spettacolo, dico ragazzi sono nato funky, vi ricordo che il funky non sono i fanghi di Monte Catini Terme, ma è uno stile di musica, perché in Italia è uno stile un po' messo da parte il funk, no? Esiste il rock, il pop in Italia e basta. Forse c'era Pino Daniele che faceva un po' di blues, ma era il grande Pino Daniele, quindi poteva fare quello che voleva. E quindi funk vuol dire divertimento, funky vuol dire divertimento, vuol dire spontaneità, vuol dire ottimismo. Io mi ci rivedo in questa cosa, anche se ho scritto anche brani, ballate, anche tristi, drammatiche, perché poi alla fine la musica è tutta la vita, no? Però sì, mi ci rivedo molto, ho cambiato un po' il testo da quello che era il pezzo che doveva andare da un'altra parte, essere interpretato da un altro interprete, però era mio, è di Gianni, quindi l'ho trasformato e ho deciso in mezzo ai 10-11 pezzi che avevo di portare proprio fuori quello, che era un po' controcorrente a livello di mercato, perché sai benissimo quello che funziona comunque in Italia fondamentalmente oggi e 8 anni fa, quando poi è uscito il disco, perché non ha 2 anni, questo disco ne ha 8 circa. Però proprio perché non ho mai voluto, pensa, ti dico questa cosa, non è divertente ma lo è, leggimi tra le righe, che io bevo il chinotto ogni tanto perché c'è scritto bevi fuori dal coro. Perché non riesco mai a mettermi nelle robe, non riesco mai, cioè se faccio qualcosa come gli altri è perché sto facendo una gag, sto facendo una parodia, ma non riuscirei mai a fare le copie, perché non sono nato così, sono nato funky, e il funky è ognuno con un divertimento differente. Ti posso citare il funky di James Brown, ti posso citare il funk dei Simply Red, che era un'altra roba, ti posso citare il funk degli Wham, ti posso citare il funk di Lionel Richie, posso anche, non so, ce ne sono degli Earth, Wind and Fire, sono tutti funk, Michael Jackson, con tante sfumature, perché il funk è racchiuso, la parola funk vuol dire tante sfumature, il funk è R&B, soul, blues, c'è tante di queste cose qua, quindi ha tante sfumature con una sola personalità. Certo, hai raccontato benissimo, ci tenevo un po' di partire con Sono Nato Funk, anche perché ti stavo chiedendo quando ero uscito, perché ti dico la verità, non me lo ricordavo di quando ero. Certo, beh, ma è uscito un po' di anni fa. Non sono andato a vederlo. Devo dirti la verità che l'avevo anche già sentito vedendolo passare, avendo un'amicizia su Facebook. Certo. L'avevo sentito credo 3 anni fa, da quello che mi ricordo. Sì. Lo stavo chiedendo quando era, però comunque è una canzone molto attuale. No, avrei detto che fosse uscita. Sì, perché se ti faccio notare questo, che proprio questo genere qua, a meno che... guarda, ti faccio un altro esempio fantastico. Bruno Mars,
Oggi ascoltavo dei brani di Bruno Mars con mia figlia, che lo adora, ma lo adoro anch'io. Chi è che non adora Bruno Mars? Tutto l'ultimo disco di Bruno Mars è anni 70, con i suoni anni 70, le batterie acustiche, le cose eccetera, perché Bruno Mars poi ha fatto cose funk, soul, R&B, ma le ha fatte anche un po' tra virgolette con l'elettronica, no? Perché oggi si usano questi suoni eccetera, però in effetti lui ha scelto in questo disco insieme a Anderson .Paak, che è un altro suo grande, no? Amico e musicista, di fare proprio questo, perché credo che questa musica qui non morirà mai, questo stile. Poi è chiaro che a seconda dove vivi è più in evidenza o meno, ecco, questa è la realtà dei fatti. E quindi che quello che ti dico è vero, che lo ascolto ancora oggi, io nonostante tutto lo faccia, la gente non guarda se c'è la batteria acustica e i fiati, che oggi nel pop non sanno neanche cosa sono i fiati, ma è proprio l'andamento della comunicazione che è quella. Credo che Sono Nato Funky poteva essere fatto un rock, poteva essere fatto, non so, jazz, però quello che comunica è proprio quello. E poi c'è un testo che mi appartiene tantissimo, perché fondamentalmente dico questo, no? Io sono fatto così, non mi sono mai tra virgolette tirato giù le braghe per poter arrivare al successo cambiando quello che io sono, perché io ho abbastanza gli obiettivi in testa, e non è il successo quanto il successo di fare quello che ti piace. Assolutamente vero. Senti, prima di passare alla prossima canzone ti voglio raccontare io un piccolo aneddoto. Io la vedo un po' così, vabbè, tu sai, insomma, un po' mi conosci anche da Facebook. Io sono un musicista abbastanza scadente, quindi diciamo che non posso avere tutta questa potere, no, di dire. Però io dico una cosa invece, che l'avere successo, no, se vuol dire per forza piacere a miliardi di persone, io non la vedo così. L'avere successo invece, se io lo vedo nel percorso che l'artista ha fatto, e siccome ho avuto la fortuna nella mia vita, anche se non sono un gran musicista, di avere degli amici, non solo te, anche altri due, che fondamentalmente sono qua di Torino, che hanno fatto dei grandi percorsi musicali, io credo che quello sia, vuol dire nella musica avere un grande successo, perché il percorso che hai fatto te, che ha fatto qualcun altro anche, che sono pochi, raggiungendo una certa qualità, partendo dalla gavetta come hai fatto te, quando ci siamo conosciuti la prima volta, io venni a casa tua che avevo 19-20 anni con un ragazzo, tu avevi la GMS3. È vero, hai ragione. Turbo, me la ricordo. Bravo, la GMS3 Turbo. Io me lo ricordo perché sono venuto. Che figata. Sono venuto a casa tua di Parigi. Sì. Ero a quel tempo che ero coi punti di vista con Franco Romanelli, il mio grande amico e socio di una vita. Te lo ricordo. Come no? Serate meravigliose. E Lionel Richie me l'hai fatto conoscere te. Ecco, vedi. La verità. Quindi, insomma, un po' di... non è che ti sto prendendo in giro, me ne ricordo. No, stai dicendo la verità. Oltretutto, tu venivi in via Oberdan, dove questa piccola via, dove io abitavo. Via Oberdan, è vero. Tu eri parente di... Di mia zia Eralda, che abitava lì in via Oberdan. Sì, madonna, che ricordo. Adesso mi stai ricordando, io ero in via San Rocco, dove c'era il laboratorio di analisi. Vedi che c'è un motivo, magari tu non ti ricordavi. No, adesso, esatto, me l'hai ricordato tu, è meravigliosa. Abbiamo cantato con le mani di zucchero, perché tu quel giorno, io ce l'avevo con Grignani, no? Ho detto, io canto perché ho iniziato a far piano piano, no? Ed era appena uscito... Sì, è una storia tra le dita, quella roba lì. Ma io faccio funky, mi ricordo, mi dice. Dove eravamo? Dove eravamo lì? Dove eravamo, Mauro? A casa mia? Ah, ok, ok. E io ho detto, senti, ma a me piace il zucchero fondaciare con le mani, io non riesco a cantarla. E tu mi hai detto, dai che la cantiamo assieme, abbiamo iniziato. Io suono, dai, poi ho iniziato. Ecco. E tu, bravo! Ecco, guarda. Eri stato veramente ottimista, Sì, sì, molto. Mi avevi detto del bravo, mi avevi dato bravo. No, non è che ero stato ottimista. Probabilmente quello che tu mi comunicavi, a prescindere dalle cose tecniche, era quella cosa giusta. Quindi, no, io che amante, ho sempre ascoltato, io funk, conosco Vita e Morte e Miracoli di tutti. Ma detto questo, mi ricordo, pensa che hai nominato un artista che io, c'è stato un periodo che amavo, perché Zucchero
quando io avevo 17 anni, 16 anni, ero in vacanza con gente di settimo, le prime vacanze da solo, sai, quelle robe, mi ricordo che eravamo nel Veneto, forse ad Albarella, una roba così, non mi ricordo, a Rovi, non lo so. E comunque eravamo, entrai, mi ricordo, con una ragazza che aveva acchiappato lì al volo amica, sai, nei campeggi, quelle robe così, andai a ballare in discoteca. E io volevo sempre fare il funk e non lo sentivo, cioè non c'era in Italia questo funk, dice io voglio fare il funk, io devo essere un funk man, cioè non esiste, non c'è questo genere in Italia. E partì in discoteca Rispetto di Zucchero, no? Io ho guardato così, ho fermato questa qui, questa che mi parlava, io manco la cagavo, ed ero a ascoltare sta musica e dicevo, ma chi è questo che si è osato fare la mia musica? Lì mi ha dato uno stimolo. Tutti i venerdì dalle ore 19 alle ore 20 su Radio 40 Web Talent Show, alla scoperta di talenti, conduce Falco DJ. Lì mi ha dato uno stimolo pazzesco, ho detto porca miseria, fatti quell'album lì, esagerato, Oro, Incenso e Birra, sì, e Blues sono i due album più belli di Zucchero, è proprio roba. Però lui, vedi, era quel funk R&B, cioè quel funk rhythm and blues, ok? Vedi, io invece ero più funk Simply Red, capito? Ero più funk sì, forse anche George Michael, aspetti, anche verso Michael Jackson. Mi ricordo che mi piace Michael Jackson. Sì, Michael Jackson, le vecchie cose. Sì. Eh? Ti piaceva tanto. Ma ti dico la verità, abbastanza, ma non è mai stato il mio idolo, in senso che per me è numero uno, come può esserlo Bruno Mars in questo momento, ma io, il mio gruppo, c'erano due persone che potevano, ma io non ho mai avuto idoli, ti dico la verità, però un gruppo e un singolo che mi hanno sempre un po' eccitato e che ascoltavo i dischi più degli altri, più volte rispetto agli altri. Uno sono gli Earth, Wind & Fire, che io adoro proprio, cioè in maniera pazzesca. Ho sempre avuto i punti di vista con 10 elementi, 3 fiati, che facevamo quelle robe lì. E l'altro era Al Jarreau, che era uno degli schettisti più importanti, insieme a George Benson. Quelli erano le due cose un po' così, ma ho amato tutti, non devo dirti che ho. Jackson mi è piaciuto, poi fino a un certo punto, perché poi ho iniziato a essere costretto a vendere dei dischi, quindi a cambiare anche un pochettino la sua comunicazione. Poi vabbè, quello che è successo, nel senso che ogni artista ha la vita privata da gestire. Però ti dico, non era... Questa cosa, sì, delle case discografiche, tutte le esperienze, ti puoi spiegare. Guarda, puoi farmi un'altra domanda, per favore? Perché queste sono domande che quando le faccio rimangono un po' tutti, però insomma immaginiamo che purtroppo, come nel lavoro, io faccio un informatore medico, sono laureato in biologia. Certo, certo. Non posso dire di essere biologo, mi hanno sgridato perché non sono più iscritto all'albo da 2 anni. Sono solo... Vedi? Attenzione, Però in qualsiasi lavoro purtroppo i compromessi sono. Beh, bisogna farli, non ce n'è. Lì non è più arte, lì è più business. Va bene, andiamo avanti, facciamo finta di niente. Cioè, purtroppo è così, dai. Magari durante ti farò qualche domanda, vediamo. Cioè, va bene, va bene. Ho scelto come seconda canzone Rimani. Sì. Io ti dico solo una cosa, poi la passiamo un attimo e ritorniamo qui. A me è piaciuta molto e mi sono detto, non è possibile che una canzone così possa essere una canzone. Poi magari io non capisco una musica, però quando l'ho ascoltato, giuro, allora, sono rimasto veramente... Posso dirti una cosa, ci sono delle cose che puoi dire, altre cose che non puoi dire, no, sto scherzando. Allora ti dico così, la sintetizzo così. Sì, è una canzone che è nata per Sanremo e si è avvicinata veramente a 2 centimetri da Sanremo, circa 5 anni fa, con il mio produttore Francesco Comunale, che ringrazierò per sempre, insieme al mio amico Pietro Amodio dei Sesto Senso Studio, con i quali collaboro veramente da tanto, e sono due persone che salutiamo e sono due persone che credono in me, non solo come artista ma anche come uomo, e questo è molto bello, come io credo in loro. E c'è stato un lavorone veramente di Francesco, lui è un eccezionale, un grande musicista, nonché produttore, che lavora in Rai. Possiamo passarla, la facciamo ascoltare e dopo, come no, passiamola e poi ti dico questo discorso di questo mi lavoro. Ricordo, però vedi c'ho tutto qui, che senza
saperlo c'ero arrivato. Allora proprio sì, sì, non sì. Lo so. Ci sei arrivato, ci sei arrivato. Hai centrato l'obiettivo. Allora, amici che ci ascoltate, siamo sempre qua in History Time, sono sempre Mauro Di Francesco in compagnia di Max Corfini. Che... posso lanciarla io? Posso lanciarla io? No, finisci quello che devi dire, poi lancio. No, ho finito. Allora, buonasera, benvenuti dal Festival di Sanremo di Comunale Corfini. Dirige il maestro Francesco Comunale, canta Max Corfini con Rimani. A guardarti e c'è qualcosa che non va, parole inutili che si intromettono. Provo a camminare sopra il tempo che non ho, saprò convincerti che cresce un battito suadente, canto dritto al cuore. Siamo tornati qui e, insomma, avete sentito, eravamo a Sanremo. Bene, bravo Max, mi è piaciuto molto. Mi è sempre piaciuto fare così, mi è sempre piaciuto dire questa cosa. No, un po' alla Carlo Conti, dai. Sì, esatto.
Niente, io per caso ti ho fatto così questa domanda, non me la sono scritta, se vuoi faccio vedere. No, no, ma ci credo, ti conosco. E mi è venuto un po' spontaneo, quindi tu hai parlato di questo grosso lavoro che c'era stato, quindi un po' avevo centrato il discorso, continua a raccontarci perché sono curioso. Sì, riprendo il discorso di prima, abbiamo provato ad andarci a Sanremo, nel senso avevamo questo progetto, ho ancora un disco io tutto intero, quindi avevamo un progetto e ce l'abbiamo ancora adesso un pochettino più completo di quello che è solo il pezzo di Sanremo. E voglio dirti, ci abbiamo provato, non ce l'abbiamo fatta, perché tu sai comunque che a Sanremo arrivano 100.000 proposte, cioè è comunque difficile, quindi la domanda è sempre perché devono prendere te piuttosto che un altro, ma lì sono anche dei casi, sono come dice il mio amico Ricky Belloni, mio ex socio dei New Trolls, mio caro amico, mi dice sempre ci sono dei pianeti che si allineano per queste cose qua, quindi sei in un momento giusto, al posto giusto, sei la persona che stavano cercando per come si dice, rappresentare un certo tipo di comunicazione e tante cose insieme. E però ci abbiamo provato, lo dico perché è stato l'anno dove sono capitato più vicino al Sanremo, perché c'è stato un anno anche con Dino Siani, con un bellissimo pezzo che si intitolava Guai, scritto da me, arrangiato da me e arrangiato da addirittura anche da oddio mi sta sfuggendo il nome, che è un ragazzo che abita ad Asti, bravissimo, che ha scritto molti pezzi, Danilo Amerio che saluto, che non lo vedo da una vita, okay. Esatto, è un grandissimo cantante, un grandissimo artista, arrangiatore eccetera, ma soprattutto un grande autore, ha scritto per un sacco di persone. E però anche lì c'è stata un po' una cosa particolare, lì c'era l'ultimo anno che c'era Pippo Baudo, mi sarebbe piaciuto perché ho sempre adorato Pippo Baudo a Sanremo, e io quando vedevo Sanremo per me era Pippo Baudo, poi gli altri sono tutti bravi, però comunque io vedevo Pippo Baudo, no? Così, vediamo, mi faceva sta cosa, volevo essere lì insomma, capito? Ma voglio solo precisare una cosa, che non devo andare a Sanremo perché e dico questo, Sanremo è uno dei pochi palchi che mi manca nella mia carriera della gavetta, perché io adoro fare la gavetta, e quindi mi manca quello, non è il Sanremo di per sé. Poi sappiamo, è logico, che se passi da Sanremo la vetrina è molto ampia, c'è possibilità di ingrandire il tuo progetto, no? Facendo delle cose più serie, magari con persone più come si dice, autorevoli eccetera, quindi cercare anche di crescere te stesso lavorando con i migliori, se vuoi crescere devi lavorare con i migliori. Detto questo, ritorno a Rimani, invece poi alla fine sembrava dovevano prenderla perché piaceva molto, lo posso dire questo a Carlo, piaceva molto e mi dice vabbè, non c'è possibilità di questo, se volete darla a qualcuno di Sanremo giovane perché il pezzo lo vogliamo sfruttare, e io e Francesco ha detto sì, non c'è problema, come autori ci fa piacere, visto che tutti e due siamo autori da tanto tempo anche, e che però poi anche lì non si svolse la cosa, insomma c'erano delle, sicuramente la direzione di una produzione poi è quella che sceglie in base a quello che ha bisogno per l'audience, come si sa, è inutile che vi dico, no, delle cavolate, perché la televisione non è un concorso canoro, alla fine ormai Sanremo è diventato un po' una un varietà, no? ma non è, non lo dico per cattiveria, mi piacerebbe entrare in quel varietà, però è diventato un po' così, ecco, non so, si guardano determinate altre cose perché dai social, perché dalle cose è cambiato comunque il mondo, voglio dire, no? Si è evoluto e quindi logicamente ci sono altre priorità da guardare. Detto questo, cosa abbiamo detto? Non era andata qui, non era andata di là, e abbiamo fatto questo disco, abbiamo fatto questo video, tra l'altro un video bellissimo con un artista che è la ballerina di Massimo Ranieri, lo è stata per tantissimo tempo, aveva vinto, credo sia Amici, quando era più giovane, e Leonora Scopelliti, che salutiamo perché è una grande, grande ballerina, veramente una grande artista ed è una grande persona, proprio molto umile, e ci tengo a dirlo perché ci ho lavorato insieme, abbiamo fatto quel video in un mezzo pomeriggio, sapevamo le cose, due professionisti, quando sai le cose che devi fare non c'è bisogno di farle 18 volte, le fai una volta, e tutto quello che facevamo insieme, lei metteva il suo nell'arte, nella danza, io mettevo il mio nell'interpretazione, si è incollato tutto perfettamente ed è uscito questo disco. Ma molto bello, quindi, andate a vederlo, dopo che l'abbiamo, quindi questo è quanto, ecco, vi ho raccontato questo aneddoto. Senti, ma rimani verso chi?
chi deve rimanere nella nostra vita? Verso chi? Io credo che debbano rimanere, credo che rimani fondamentalmente, sai che la musica ognuno la legge come vuole, no? La mia lettura di questo brano è stata la scrittura, poi fondamentalmente il discorso di dare sempre la possibilità agli altri di recuperare. In questo caso ero io comunque il protagonista che dice rimani, perché ho bisogno stavolta che tu non te ne vada mai più via, nel senso che va bene litigare, va bene fare questo, ma io con le tue mani, il tuo viso, sento queste cose, cioè tu per me sei quello che manca nella mia vita, ecco, l'altra parte di me, e quindi non andare via, rimani, stai con me, perché senza di te non potrei andare oltre. Questa è la realtà, questo è un po' quello che ci succede. Esatto, no, questa è stata la mia lettura, la mia scrittura. Poi alcuni mi hanno dato a me piace parlare con chi ascolta la mia musica per sapere cosa leggono. Vedi, un'altra persona mi ha detto così, gli ha ricordato non la mamma ma il papà, in un senso, in questa situazione particolare gli ha ricordato questa persona che non è il momento che tu vada via, ma cerca di stare ancora con me perché ho bisogno di te. Questo poi è fondamentale. Esatto, io avevo pensato una cosa del genere. Però certo, certo. Come dici certo. Te, la musica ognuno di noi la interpreta, e probabilmente a 100 persone la interpreta. Certo, e 100 cose diverse. Ed è proprio questo il bello. Senti, sì. Max, così abbiamo raccontato già qualcosa, no? I punti di vista, un po' più o meno come sì. Ci siamo conosciuti io e te. Se no ci dovevamo fare, se no, 8 ore di diretta perché ti raccontassi quello che ho fatto. Quindi io mi ricordo che tu suonavi veramente tanto, tu hai fatto tantissimi live. Ma già quando, sì. già ai tempi tu, io mi ricordo ogni tanto andavo a far piano bar in giro, ma tu suonavi tutto, come peraltro forse altri 2, 3, 4 lì, no? E credo che oggi questo un po' manchi ai giovani artisti, secondo me, perché si suona meno dal vivo rispetto a sì, diciamo che si suona meno perché oggi è più comodo sperare di arrivare a un successo passando direttamente dal via, che può essere la TV, può essere una radio, può essere quello, invece di creare, come hai detto te, un percorso del successo. Sai, quando io faccio degli stage in scuole di musical, io non sono un insegnante di canto, sono un insegnante di comunicazione da palco, no? E non sono un insegnante, troppo forte la parola, sono uno che dà le dritte per poter sfruttare la propria personalità. È andato alla Gipsy, okay? Torino, mi pare. Sì, sono andato alla Gipsy, ero andato anche al True Dancing da Etrusca di Galante, che è la mia collaboratrice, una ballerina straordinaria, una carissima amica con la quale ho fatto veramente una quarantina di spettacoli con 10 ballerini come one man show, con lei che faceva tutte le coreografie, non solo lei, c'era anche Ceccio, c'erano altri personaggi, ma lei era un po' la capitana, insomma il capitano di questa squadra True Dancing, che c'è ancora nella scuola di Torino. E dico sempre una cosa all'inizio di fare la mia sessione di comunicazione, dico: ragazzi, ma voi volete diventare famosi o essere artisti? Questa è una cosa differente. Invece oggi, purtroppo, non solo per i ragazzi, ma dico in generale, il mondo va talmente di corsa che nessuno ha voglia. Tutti vogliono arrivare subito, ma non pagano il prezzo. E purtroppo il prezzo non è un prezzo da pagare, ma è il prezzo di imparare. Quindi se tu la vedi come passione, è un prezzo da imparare. Se tu la vedi come un prezzo da pagare, non sei appassionato a questo mestiere. Puoi arrivare lì perché ti piace solo la fama e i soldi, ma non ti piace cantare, comunicare, vivere, soffrire, giocare, godere e via dicendo, miliardi di altri verbi importanti che costruiscono questo percorso. Sì, vabbè, io non sono nel mondo artistico, io io ho ripreso 3 anni fa anche perché non ho avuto un grande percorso, ho fatto delle mie cosine, ho avuto certo la mia passione per la musica, per l'arte in generale. Devo dire la verità, ogni tanto ci sono degli artisti che mi danno anche un po' fastidio. Qualcuno ha avuto anche qualche discussione perché secondo me sono un po' fuori dal mondo, però al di là di quello. Ma in che senso fastidio? Per cosa? Per discussioni su cosa? Scusa. Perché sono troppo egocentrici. Ah, e beh, non capiscono che il mondo non gira solo attorno a un artista
che può essere Michael Jackson, adesso, sì sì certo certo, Michael Jackson, perché il primo che mi pone in mente veramente, secondo me è stato uno dei più grandi artisti, nonostante a me non facesse impazzire. No no certo, anche per me, però Michael, quando vedo ballare Michael Jackson mi vengono i brividi, quando sento cantare Michael Jackson lo sento, era di... sai, era il migliore al mondo in quello che faceva, certo. Come gli sportivi uguale. Esatto, bravo, come devo dire, io ho ripreso così a suonare 3 anni fa, ormai sono passati 4 anni, ho detto ma io voglio prendere un po' di lezioni di canto, perché non le ho mai prese, non so niente di canto, sai benissimo da chi sono andato, che lo salutiamo. Certo. Salutiamolo Sergio Moses, grande amicone, cavolo. Grande amico, uno dei più, un grande artista, uno dei più grandi artisti italiani per me. Esatto, anche per me, ho avuto l'onore di poter fare un corso con lui. E quello che volevo arrivare lì, quello che purtroppo mi fa un po' male oggi, anche in alcuni artisti qua del panorama che io intanto vedo in giro, alcuni che hanno fatto sì, anche delle belle cose, che non hanno più la passione che vedo in te o che vedo anche in Sergio, in questa passione per l'arte, per la musica, che va al di là dei soldi, la vedo veramente in pochi artisti. Questo mi fa male a me, che non sono artista, io non sono artista, io stipendio, punto, mi diverto ogni tanto a fare qualche diretta e finisce lì, perché anche perché ti dico, non c'è molto spazio in giro. Però manca questa cosa che dicevi te, far capire ai ragazzi. Ma... che devono, sì, che devono comunque sudare se vogliono arrivare a essere... Certo, però tu considera che se i ragazzi vedono queste cose qua 50 volte al giorno, per loro è... Tutti i venerdì, dalle ore 19 alle ore 20, su Radio 40 Web, Talent Show, alla scoperta di talenti, conduce Falco, DJ. Things of good in the things that I've lost. As I'm asking my head, where will be now, my baby? While I hide in my cry, just behind another smile. Do you want, please, to try again?
know the universe. You remember my name, but nothing will be the same. Eccoci qua di nuovo, i nostri cari amici non sono ancora scappati, eh? C'era Walter che però aveva un martello in mano, non so se ce l'aveva con me o... Va bene, dai, io scherzo sempre, sono un po' così. Dunque, cosa ci raccontate invece di questa Sound of the Universe? Così... Allora, dite quello che volete. Per chi non lo sapesse, il nostro professore qua, il nostro Raffaele, è un professore e non è, cioè, un professore vero, non per scherzo. È un professore di scienze, insegna scienze e matematica. E un giorno mi si presenta a una delle nostre prove e ha detto: ma sai, ci pare che alcuni scienziati dicano che il suono dell'universo sia in mi bemolle. E allora ha detto vabbè, fammi un giro in mi bemolle. Ho cominciato a fare questi 3-4 accordi così. Lui ha attaccato l'armonica, come spesso accade con i nostri amati, ed è nata subito una buona melodia. Poi la melodia mi ha suggerito un testo piuttosto intimistico, una cosa sentimentale, molto sentimentale. E poi il titolo della canzone è venuta fuori dalla prima cosa che ha detto Raffaele, cioè questo è il suono dell'universo, e il suono dell'universo è anche all'interno della canzone. Come se il suono dell'universo echeggiasse dietro al sentimento, di questa persona che è un po' sofferente. Molto sofferente. E quindi sofferente. Quello che c'è sotto è quest'eco dell'armonica dietro che va a colorare, va a riempire, per dire non sei solo. Sì, infatti, è vero, l'armonica va a riempire proprio il suono dell'universo. Quindi avete cercato di descrivere il suono dell'universo, cosa impresa ardua. No, non è una descrizione del suono, in realtà il suono dell'universo è nata dal fatto che lui ha detto che il mi bemolle era il suono dell'universo e la canzone era il mi bemolle, quindi è nato da lì. Non è una descrizione del suono, è più una narrazione di una sofferenza all'interno del suono dell'universo, ecco, mettiamola così. Avete cercato allora di descrivere la sofferenza all'interno del suono dell'universo, diciamo così, ecco. Raffaele, in cosa sei laureato? Scienze ambientali, io in scienze biologiche. Ah, ok, io in scienze agrari, forestali, ecco. Ah, bello, molto bello. Quindi insegni ma in un istituto agrario? No, insegno in un istituto professionale. Ah, ho capito, in un istituto professionale. Quindi ci sono subito di entrare nell'insegnamento. Sì, ci sono state un po' di peripezie prima di lì, però comunque è una cosa che mi piace fare, da molta soddisfazione. Complicato, ma da molta soddisfazione. Anche perché come agrario potevi fare anche il tecnico, per esempio, potevi lavorare. L'idea era quella di fare il consulente, però poi... cose sono andate. Se ti piace, fai bene a farlo. Io purtroppo non mi sento tanto portato per insegnare, quindi è una cosa che non ho mai tenuto. Credo che l'insegnamento, ma per qualsiasi cosa si insegni, compreso nella musica, molto spesso anche nella musica, molti musicisti insegnano perché devono tirare a campà. Invece, secondo me, l'insegnamento è proprio una missione. Sì, sono concordo. Perché non smetti mai di insegnare, in realtà. Tu quando torni a casa e finito di lavorare, in realtà non hai mai finito, perché pensi domani mattina sono in classe con quella classe, hai delle difficoltà e devo pensare a fare qualcosa. Quindi sei sempre informativo. Certo.
E oltretutto, bisogna anche dirlo, il nostro corpo docente non è così ben pagato per... meriterebbe qualcosa in più in generale, perché il futuro lo costruiscono comunque gli insegnanti. Non dimentichiamolo che ognuno di noi è stato formato da qualcun altro, no? Passatemi il termine. Quindi gli insegnanti sono molto importanti a livello sociale, no? Questo alcune volte viene un po' dimenticato, forse ancora più oggi, perché rispetto a quando andavamo Walter noi a scuola ci sono ancora più problemi sociali, Direi di sì. O si affrontano in maniera diversa anche, perché poi certe cose esistevano anche ai nostri tempi, parlo del bullismo, tanto per dire, è sempre esistito, è soltanto che adesso ci sono sistemi per amplificarlo e quindi diventa ancora più tragica la situazione. Secondo me noi da piccolini eravamo più spensierati, nonostante ci fossero più problemi, cioè si erano meno ricchi, c'era meno tecnologia, però noi eravamo sempre spensierati rispetto I miei genitori non venivano a prendermi a scuola, quando facevo prima elementare, non venivano a prendermi a scuola e facevo prima elementare. Bravo. Andavo da scuola a casa, quindi voglio dire, poi durante quel tragitto ci poteva stare la litigata, la scazzottatina con il nemichetto, ci poteva stare l'incontro casuale con, ma fondamentalmente insomma eravamo molto più spensierati. Adesso ci aggiustavamo alla fine, ci sapevamo aggiustare, vabbè, dai. Sì, esatto. Ok, abbiamo parlato anche di questa canzone. Io voglio farvi una domanda, insomma, abbiamo così raccontato quello che fate voi, come siete nati, quello che fa questa piccola band, questo duo, il tipo, insomma, il genere di musica l'abbiamo ormai inquadrato, spazio un po' dal rock, dal folk, dal country, al blues anche, diciamo che però sotto un minimo, cioè sotto un unico, come dire, insieme, che è la buona musica, perché voi fate veramente della buona musica e questo è il fattore importante. E, no, ma credo che anche chi ci ascolta, ditecelo anche in chat, fateci sapere cosa pensate, ma credo che la pensiate come me. Invece, ho capito, avete fatto tanti live in questi anni, da quando... Sì. Giusto? Sì, sì. Avete suonato quasi a 100 live. Ditemi un po', ma dove avete suonato? Ditemi un po' dappertutto, okay, i luoghi dove avete suonato e quali concerti ricordate così con più sentimento. Insomma, abbiamo suonato intanto in zona da noi un po' di volte al Manhattan Pub di Tacchino, poi fuori Torino tantissimo. Il nostro primo concerto l'abbiamo fatto al Sarabanda, che era in Corso Grosseto all'epoca, nel 2018, e che adesso invece è in via Verolengo. Si è trasferito poi in via Verolengo. E poi abbiamo partecipato a dei festival. Abbiamo partecipato sì a dei festival, tipo al Festival Country siamo andati. Sempre in due, non vi portate nessun altro dietro, giusto? Poi no. Successivamente abbiamo fatto delle collaborazioni. Delle collaborazioni, sì. Special guest, ecco, abbiamo portato con noi Daniele Sacco, che è un chitarrista con cui collaboriamo anche con un altro progetto. Sì, esatto, noi abbiamo anche un altro progetto. Ok. Quindi batteria, avete portato percussioni, batteria? Abbiamo una volta portato il nostro amico Stefano Perrone al Cajon, sì. Poi abbiamo collaborato con Ramona, una cantante. Insomma, abbiamo fatto degli special guest per arricchire, soprattutto in quei locali, nei locali in cui andavamo magari più frequentemente, per proporre anche una serata differente che possa dare altre sonorità, sì. Che possa... Abbiamo presentato tutti i nostri inediti al Maglio. Abbiamo fatto suonare. La rassegna in editò, sì. Sono sempre posti in due? Sì, era nella rassegna in editò. Okay. Gli inediti, infatti abbiamo suonato tutti i nostri inediti, che sono una decina circa. Bene. Dunque, alcune fanno parte del disco e altre sono invece in fase di registrazione. Usciremo prima o poi, ce la faremo. Speriamo. Usciremo con un disco di soli inediti. Ah, bene, teneteci informati.
So che già avete ripreso a fare live quest'anno, giusto? Mi avevi accennato così, quindi avete già parecchie date. Diteci una data che vi possano venire a vedere le persone che hanno ascoltato, sì, una data imminente, due date imminenti. Siamo al magazzino di Gilgamesh, domenica 14 novembre, domenica sera. Siamo sempre Torino, sempre Torino. Moncenisio. Ok, poi il 27 ottobre siamo a Monforte d'Alba. Il Barolo Bar, è una serata di settimana. E il 5 siamo ad Alba. Ad Alba, al Burger House di Alba. Quindi abbiamo queste tre serate nel giro di due settimane. Va bene, direi che non è poco. No, abbiamo suonato di più. Abbiamo suonato di più. È un periodo molto particolare. Ecco, tenendo conto del periodo, avrei già tre live così. Altri colleghi che hanno difficoltà comunque a riprendere, perché tra il Green Pass alcuni locali fanno entrare solo col Green Pass, quindi non sono sicuri di avere una copertura dei tavoli, insomma problemi sempre. No, anche perché poi insomma non è sempre così, ma il musicista andrebbe anche pagato, quindi se tu devi stare al 70% di capienza, sappiamo già i locali come funzionano, quindi già si facevano fatica prima, figurati oggi. Bravo, infatti abbiamo lavorato bene fino adesso che abbiamo potuto suonare all'aperto, da quando ovviamente si è riaperta la situazione. Certo. Adesso col chiuso cominciamo ad avere qualche piccola difficoltà. Sì, purtroppo sì. Cioè, non è facile trovare gli accordi con i gestori, trovare i gestori disponibili. Insomma, tanti locali sono molto, molto disposti a collaborare, a comunque venirsi incontro reciprocamente. Avete un manager o fate tutto voi? Avete qualcuno che vi segue per quanto riguarda anche il tuo... No, facciamo autodidatti anche in questo. Sì. Prendete, telefonate, andate. Siete d'accordo voi direttamente. Più Raffaele. E lui commerciante. Si smazza il lavoro sporco. Io procaccio date, prendo contatti, telefono, provo a cercare di programmare. Sembra un metodico, purtroppo, per fortuna non lo so, però. Io guarda, nonostante sia molto metodico, io sono un biologo in indirizzo molecolare, quindi un po' di chimica l'ho masticata, nella musica non sono metodico per nulla, e sono negato pure a cercarmi le serate, proprio non lo faccio proprio più, quando mi cascano addosso, come si suol dire, no? Ormai c'ho rinunciato. Ma io sono dell'idea che, non essendo noi Rolling Stones, no? Se non andiamo a cercare noi i locali, è difficile che i locali vengano a cercare noi, per quanto magari possiamo essere bravissimi, ma quello che è. Però è difficile con tutta la competizione che c'è in giro. Ecco, bravo. La musica non bisogna dire competizione, però comunque una sorta di a gara che arriva prima per prendere quello spazietto libero in quel locale. Ecco, diciamo. Cosa che apre una domanda. Adesso io però, prima di questa domanda, farei ascoltare un bel California. Dice, ma come? Come avete imparato? E secondo me anche qui suonata veramente bene, perché Hotel California non è assolutamente un pezzo così semplice da suonare e neanche da cantare. Lasciamo perdere la parte solistica, che è ancora un po' più complessa, ma io parlo della parte ritmica, di quella che c'è nel pezzo. Secondo me è fatta veramente bene, oltretutto cambiata un po' rispetto all'originale, non troppo, quindi mantenendo e rispettando quello che è la canzone, devo dirti la verità, mi è piaciuta molto. E sull'ultima canzone che poi ascolteremo invece vi dirò un'altra mia opinione, se me la permettete, però questa Hotel California come cover devo farvi veramente i complimenti. Secondo me grazie, è fatta benissimo da parte di tutti e due. E insomma, ascoltiamola e ci rivediamo qui fra poco, e poi iniziate a raccontarci le cover come le scegliete. Ok? Ci vediamo qui fra poco. Ciao. Tutti i venerdì dalle ore 19 alle ore 20
su Radio 40 Web, Talent Show, alla scoperta di talenti, conduce Falco DJ. Ciao Max, di nuovo. Ciao a tutti. Oh, abbiamo parlato, insomma, introdotto un po' questa canzone, e, insomma, tu ci hai spiegato questi grandi musicisti, e posso permettermi tanto di cappello. Beato te che guarda, a suonare. Io onorato di aver avuto questa, complimenti, questa collaborazione. Allora, dicevo prima, brano di Battisti, credo che l'abbia scritto intorno agli anni 70, se non credo di male. Sì, non... sì. Io sono andato così a leggere qualcosa nel tuo sito e mi pare che qui questo sia anche un pezzo che poi è stato reinterpretato anche da Bruno Lauzi. È possibile? Ma che... mi dici questo e mi ricordo trasmissione con i New Trolls, credo, che potrebbe essere... Esatto, esatto. Sono da Paolo Limiti, probabilmente eravamo da Paolo Limiti. Ho visto, esatto. In una trasmissione tutta per un ricordo di Battisti, dove c'eravamo noi, non eravamo da soli su quel palco a fare quella canzone, c'era anche, mi sembra, Vandelli. Ci poteva essere Bruno Lauzi, non mi ricordo più perché l'ho fatto diverso. Però mi ricordo di Bruno Lauzi e me lo ricordo perché so. Grande artista lui, E tu sei un po' Ha avuto la fortuna, no, beh, legato no, ho avuto la fortuna di conoscerlo, Bruno Lauzi, ma... Non ho bene, però... No, che scherzi, ma io Bruno Lauzi l'ho conosciuto lì, poi era mancato, eccetera, però non è stato un mio amico, ti mentirei, sì. Però comunque ho avuto modo in qualche trasmissione con i Trolls di parlare ed era una persona squisita ed intelligentissima, questo posso dire. Ho scritto bellissime canzoni. Come no? Dunque, questa canzone è stata scritta, così racconta Mogol, in un viaggio in un'autostrada a Milano-Como, ti racconta. Sì. Cosa invece... E penso a te, cosa rappresenta? Mogol dice, questa canzone per me rappresenta il viaggio. Così racconta lui, almeno così io leggendo ho capito. Invece questa, quando tu l'hai cantata, ecco, questa canzone che tutti conoscono, perché è una canzone che fa parte del bagaglio culturale della musica italiana, come altre anche, di Battisti, nulla da dire, però penso che tutti più o meno la conosciamo, ecco. Invece per te cosa ha rappresentato, al di là del fatto di aver suonato con dei grandissimi musicisti, e sarei venuto anch'io, avrei pagato per suonare con dei musicisti. Ma ti dico, sono delle canzoni talmente belle, canzoni che non è vero che non esistono più, ma io faccio parte di quella generazione di quel tipo di canzoni, quindi logicamente sono più legato per le canzoni più moderne, anche se rispetto molto anche le canzoni moderne. Non ho pensato tanto, sai, mi è venuta talmente distinto perché è un pezzo che nel piano bar io ho fatto 100 milioni di volte, perché era un pezzo molto richiesto nei piano bar, in queste parti qui, e quindi ho sempre pensato a una cosa delicata, per quello che mi è piaciuto l'arrangiamento che ha fatto Francesco, perché ha azzeccato un po', se tu hai notato la mia prima parte l'ho fatta all'ottava sotto. Io penso a te, c'era l'ottava sotto e poi dopo sono salito dopo, perché è proprio quella l'importanza del delicato, che poi dopo si va a svolgere in maniera più non cattiva ma più decisa in questa cosa, no? Qualsiasi cosa che faccio penso a te, questo è il concetto, no? E quindi non mi sono chiesto, esatto, io ho trovato questa cosa qua, per me la comunicazione di quel pezzo era quella, poi è talmente diretto quel pezzo lì che spiegarlo è quello, non credo che lui lo vedeva con quel viaggio, ma sicuramente era un viaggio che pensava, nel viaggio stava pensando comunque a una persona sicuramente, no? E quindi mi è capitato anche a me di scrivere in un viaggio. Ma immaginavo, no, volevo dire, questo aneddoto tecnico di cui tu hai parlato, però tu lo utilizzi parecchio, cioè di saltare l'ottava, poi andare all'ottava superiore, è un po' una tua carta e tu lo fai abbastanza, forse perché tu sei un tenore, no? No, io sono un baritono con estensione tenorile. Ah, ecco, però ho imparato, io sono un baritono, quindi ho la facilità di andare sulle basse e quindi di esprimermi in quel modo lì. Però ho imparato ad avere un cambio di registro quando ero con New Trolls, perché con New Trolls avevo una collocazione, no? Di qual era la mia posizione armonica a livello di voce, ma molte volte
non so, mi capitava Nico che sia Gianni mi diceva però stasera abbiamo 50 date una dietro l'altra, fallo tu quella parte, e io prima mi facevo la cacca addosso, tanto si può dire, nel senso che dicevo ma sei fuori, me lo stai dicendo davanti a 6.000 persone 5 minuti prima, e mi arrabbiavo. Poi però io sono uno che si è sempre buttato nelle cose che gli piacevano, e da i fallimenti non ho mai pensato che cosa... No, perché i fallimenti non sono, i fallimenti non sono fallimenti, sono solo esperienza. Quindi mettevo la faccia e la facevo. È chiaro che la terza volta ho iniziato a farla bene, e man mano che la facevo, poi l'ho fatto un milione di volte, quindi ho capito come fare. Ma io le uso come dici tu, perché io credo di essere questo. Non credo di essere uno con un timbro, la forza di un timbro in una posizione. Credo che la mia vita sia un po' a 360 gradi, e questo ne va anche della mia voce, hai capito? Non so come dirti. Insomma, sto cercando di... Io ho ascoltato un po' di tue canzoni, hai una facilità di cambio di registro che non è da... Vabbè, ma quella, aspetta, sono d'accordo, ma quella è anche una questione... Cioè, parti dal basso, sì, per andare... Anche perché come faceva, sì, anche Augereau, faceva così. Sì. Ecco, Augereau, ti dico la verità, meno, perché lui, no, scherzo, scherzando, non aveva quei... No, stiamo parlando di un numero uno al mondo, ragazzi, siamo forse... bravi. Però lui, ecco, io ero più vicino, io sono più vicino alla voce a Maurice White o a Augereau, a Maurice White, il cantante vecchio degli Earth, Wind and Fire, e Augereau rispetto a George Benson, perché Benson è un tenore leggero, ok? Quindi ha una parte, però io facendo, ti stavo dicendo prima, se uno fa ginnastica con la voce, come nello sport, riesce poi a rimarginare tutti i vari punti e cercare di allargare la propria estensione vocale. È solamente puro allenamento, non perché uno è un fenomeno. Poi le qualità, logicamente, ci mette 10 anni, ci 2 mesi, ci 5 mesi. Max, cioè, voi che cantate così bene, dite tutti così, ma non è proprio... No, così, no, ma ti assicuro. Ascolta, dai. Sì, però tu non puoi paragonarti. Io ho cantato 36 anni della mia vita tutti i giorni, tu no. Come, cioè, se io venissi a fare il tuo mestiere, ma come puoi pensare? Questo ho capito, no, ma io non parlavo di me, io parlo purtroppo di tanti cantanti. Ascolta, io non mi faccio neanche pensare, io sottoscritto, suono e canto per divertimento e non mi paragonerei mai, però io difficilmente sento in giro cantanti bravi come, non voglio dire come Max Corfini, diciamo come Bruno Mars, ecco, che per me già vi avvicinate, ma anche come il nostro amico Sergio Moschetto, Moses. Cioè, oggi... Vabbè, poi ci sono delle qualità, dai, certamente. Però oggi in TV, o anche a Sanremo, io dovrei vedere... Cioè, io mi ricordo quando Grignani veniva criticato, sto Cristo, no? L'anno sì, fatto. Esatto, è vero, hai ragione. Era stonato Grignani, era un po' stonato. Sì, comunque era... Una gran bella voce, cavolo. Sì, era un bel personaggio. Ha fatto un percorso, ha fatto degli album, deve essere ricordato per tante altre cose, non per... Ma oggi io, anche quelli un po' bravi, non voglio fare nomi, che sento, mi spiace, c'è sempre qualcosa che manca. A livello culturale, di musica, di proporre, sembra sempre che manchi la sostanza. Ma e non lo dico, è solo la io, sostanza. Ma no, non è, non manca la sostanza, ma la sostanza viene un po' a mancare, in senso, in quel, come dici tu, tra virgolette, perché molto spesso si è costretti a fare una cosa che funziona e non una cosa che ti piace. La direzione è sempre... Meno quella. Male che hai il coraggio di dirlo e ti ringrazio. No, non ho coraggio, sono cose che si vedono tutti i giorni, non sto criticando nessuno, sia chiaro. Sto dicendo che oggi, come tutte le cose, ma non solo con la musica, ti sto dicendo tutte le cose, chiaramente ci sono pochi lavori dove tu puoi essere comunque te stesso. Io ne ho la prova perché ne faccio uno, che è così, dove sono me stesso. Qui nella musica sono sempre stato me stesso, ma quando si arriva poi al business,
chiaramente devi cercare di immettere, perché anche la musica è un discorso di vendita, no? Uno vende se stesso, le sue cose per mangiare, no? Ok, lascio stare i soldi, ma è così, se no come cazzo facevano a campare, no? Ti ricordo che i menestrelli del 1200 facevano divertire i reli, e i reli davano da mangiare e da dormire, ok? Questa era la compensa, non è che li lasciavano in un angolo e morivano di fame, la loro ricompensa era quella, magari gli davano due soldini, due cavolatine, un pezzo d'oro piccolo, capito? Questo è. Quindi noi siamo quello, poi è diventato un business tutto. È normale che oggi anche personaggi importanti che fanno dei dischi, ma lo vediamo, non sono io che lo dico, tante volte devono un po' modificare il loro modo di essere o di scrivere per fare andare le cose che in questo momento funzionano. Perché Michael Jackson, ti cito lui che non c'è più, così evitiamo i cantanti italiani. Michael Jackson, quando Quincy Jones li fece vendere, tra Michael Jackson e Quincy Jones insieme vendettero, mettiamola così, 44 milioni con Thriller di dischi, dopo Jackson avevano delle aspettative pazzesche, cose che lui non poteva più dare, perché ormai la musica a quei tempi era un po' finita, nel senso che non si compravano più i dischi, non c'è stata proprio un'evoluzione a livello proprio di mondo, ok? È cambiato il mondo in quel senso, no? Ok? Quindi lui, quando vendeva 4 milioni di dischi con un LP, era fuori, era in perdita. Ci sei? No, è vero, è così. Ed è per questo che lui si è giocato alla fine tanti soldi dando via le sue proprietà, le sue cose, perché doveva mantenere un suo sistema che era talmente grande che doveva sempre comunque almeno vendere 20 milioni di dischi ogni 2 anni. Perché comunque aveva le sue cose da pagare, la sua vita, le sue situazioni. E la casa discografica chiaramente ti fa dei contratti in base alle tue vendite. Una volta, adesso non ci sono neanche più le case discografiche, ce ne sono 2-3 che però non rischiano più, non spendono soldi, quindi sei tu che lo devi fare, devi infiocchettarti un tuo progetto facendo un investimento, ok, andando da chi te lo registra, da chi ti fa gli autori, da chi ti fa, e andare poi a proporlo a queste major, che una volta erano 25. E poi c'erano le piccole etichette. Oggi ci sono 2 major e ci sono, non so, una decina di etichette indipendenti. Tra queste 10, 2 arrivano anche a dei buoni risultati, perché comunque hanno la cosa giusta, sono nel momento al posto giusto, hanno fatto un bel lavoro, quindi capito, con gente professionale, professionista, che sta lì ore, giorni, mesi, anni e tutto, e alla fine l'opportunità arriva. E invece era diverso. Una volta la casa discografica andavi lì, ti diceva: tu sei l'artista, stai zitto, in senso che fai quello che devi fare, ma ti metto io l'arrangiatore bravo, ti trovo io i locali, in senso i teatri, ti trovo io gli stadi, ti faccio io le foto, hai capito? Questo è. Con l'avvento dei social, ognuno si può fare questo. Quindi la casa discografica lo fa solamente per chi? Per Bruno Mars. Ci siamo? Perché la vendita di Bruno Mars è miliardi e miliardi di ogni cosa, tra dischi e cose, eccetera, ok? Non lo fa per Max Corfini, sicuramente. E io lì, no? io lì lo trovo sbagliato, però per me... No, qua non si tratta di vedere, aspetta, Mauro, non si tratta di vedere il giusto e sbagliato, stiamo parlando di cosa c'è adesso, certo. È una roba diversa. L'opinione relativa. Da ascoltatore, diciamo così, ascoltatore di musica, sì. Il fatto che io possa fare qualcosa nella musica. Ma se Bruno Mars esiste e non è italiano, io mi pongo delle domande. Perché non c'è un Bruno Mars italiano? Magari tu... Perché non voglio esagerare. No, capito. Ma magari tu potevi essere uno di quelli che sono... Perché probabilmente l'Italia non gliene frega niente di avere Bruno Mars in Italia. Hai capito? Non gli importa. Vabbè, io posso dire... Perché oggi quelli che... comprano i dischi, a parte che se io facessi, e sono stato io il primo esploratore in Italia a fare del funk in quel modo lì, R&B, e ti dico veramente pezzi di 27 anni fa che io già facevo così, mi dicevano le case discografiche, no, io e Franco Romanelli, punti di vista, ci dicevano, minchia, ma voi siete avanti una vita, siete bravissimi, cazzo che ne è, però queste cose qui in Italia non funzioneranno mai. Perché non è quello che l'Italia vuole far ascoltare della propria musica. Non è quello, o manca un po' di cultura, c'è un po' di ignoranza? Ma quello sì, ma quello c'è anche in altri posti. Se vai all'est, dove sono andato io, con l'esperienza che ho fatto, appunto, io per loro là io sono stato un fenomeno.
quindi non per dirti, io li guardavo come dire, ma cioè, voglio dire, veramente. Io ho selezionato il video, però lì hai fatto veramente il fenomeno. Perché sì, però anche lì, quello era un pezzo di George Benson, è un pezzo di un musical che era All the Jets. No, un pezzo del musical All the Jets che si intitola On Broadway, che lui ha fatto in questo musical, che poi lui è uno dei suoi cavalli di battaglia nei suoi show. Ma anche lì però, e vado fino a un certo punto poi mi blocco, anche lì però la direzione alla fine è sempre stata scelta, punto. Io vorrei passare il video di X Factor Romania. Ci sei stato, credo, poco tempo fa, no? Mi pare. Ma questa era una registrata di giugno, giusto? Questa qua. Sì, è uscita adesso nel bootcamp dopo. Voglio dire, è preciso chi ci ascolta, che innanzitutto noi stiamo facendo un'intervista tra virgolette tramite un programma, quindi online, quindi se qualche volta può saltare la comunicazione, si sente leggero, è il motivo è quello. E poi voglio dire che su tante cose, tanti aspetti e domande non ci siamo preparati, quindi è per quello che io chiedo, perché magari non so io la data e non abbiamo avuto tempo di prepararci. Certo, certo. Vogliamo fare un'intervista molto così, sai, spontanea, no? Questa è una chiacchierata, esatto. È meravigliosa perché è una chiacchierata. E volevo ringraziare, scusami se te lo dico, il mio carissimo amico Danilo Riccardi, che è un altro settimese, che è stato anche il mio professore di pianoforte 45 anni fa, che poi lui è partito, io poi ho preso la carriera dopo, poi come io andavo a Milano, lui andava a Roma, io arrivavo a Milano, cioè tutte... però ci siamo sempre sentiti e ci amiamo in senso amichevole perché abbiamo rispetto, lui è... Ti sto parlando che Danilo Riccardi è quello che ha scritto per Renato Zero Nei giardini che nessuno sa, Felice Perdenti, bellissima canzone. Cioè, lui pianista di tutti i più grandi italiani, autore. No, beh, certo, però ti dico com'è. Lui sta con, nel senso che mi ha fatto conoscere, come si chiama, Gabriella Seban, che è della Divas, è una, come si dice, un management, e mi ha detto, ma perché non vieni a divertirti? Premetto questo, perché io là sono andato a divertirmi. Ed è stato bello perché sono andato a confrontarmi, non scontrarmi, confrontarmi con tante persone là. Ci sono molte più persone estere, non è come qua in Italia che magari trovi quello, lì è internazionale la cosa, quindi trovi quello brasiliano, quello australiano, trovi, capito, quello della Germania, quello dell'Austria, l'italiano, il rumeno, è bellissimo, quindi ti vai a scontrare con dei popoli differenti e ti dico... È stato bello per questo, dico, Max, perché io il video no, è stato bello questo perché sono stato... sono rimasti tutti... Sì, avevo preso solo due abbiamo, in due abbiamo preso tutti e quattro voti dei giudici. Se questo non è successo, sì, mi sono tolto una bella soddisfazione perché ho capito che ancora, come dico io, non ho la musica nel sangue, ma c'ho il sangue nella musica. Ok, io vorrei farvi sentire il video, tengo molto questa canzone. Esatto. Di George Benson. Questa canzone che si intitola? Che si intitola, però ridimelo te perché io il titolo non si intitola. Ah, ok. I said it always magical on Broadway. On Broadway. E Max ce l'ha fatta dal vivo, anche perché come potete sentire lui ha detto no, sono bravissimo a suonare il pianoforte, lui è bravissimo a suonare il pianoforte ed è vero, l'avete sentito come così la strimpellata, anche perché ricordiamo che cantare, suonare queste canzoni non è proprio così semplice, in effetti non sono proprio canzoni così semplici. Io voglio farvi ascoltare il video di X Factor Romania dove c'è Max Corfini e sentite come l'hanno applaudito, sentite come sono rimasti strabiliati. Ci rivediamo qui fra qualche minuto così commentiamo ancora qualcosa di questo video. A dopo. Yeah. Tutti i venerdì dalle ore 19 alle ore 20 su Radio 40 Web Talent Show, alla scoperta di talenti, conduce Falco DJ.
They say the new light of the bright on Broadway. Woo! I said that always magic in the air. But when you move till dies of night on Broadway, turn up till down the street, and you and now to eat. The glitters drop right off the new number. They say the woman treats you fine on Broadway. But looking at them just gives me the blues. Cause are you gonna make some change? And all you got is one thing time. And one thing I want after shine your shoes. Come on. Take the damn down. They say that I'm born last on Broadway. Are you calling Queenie Star? Te bucuri de prospețime. Această emisiune a fost sponsorizată de Kaufland. Bene, Max. Eccoci. Abbiamo fatto passare, permettetemi il termine. Poi potete notare che, allora, al di là del titolo di studio, io ho fatto un sacco di corsi di comunicazione nel mio lavoro, ahimè, perché dovendo comunicare a medici, eccetera. Invece sto notando che tu ne sai 50 volte più di me di comunicazione. Cioè, io sono molto più prezzo. Non è vero. Sei proprio nobile. Cioè, come vedete che fare il musicista non è solo suonare, ma è anche tutte le esperienze che hai fatto nella vita, è anche la costruzione di una persona poi che ha un'importanza sociale da poco. Max ha una cultura incredibile, io non riesco a imparare. Ti ripeto, Mauro, che tutto quello che noi facciamo è sempre una conseguenza, perché prima siamo noi che lo facciamo, quindi in base alla nostra crescita di conseguenza ci dedichiamo al nostro obiettivo, ok? È normale che se parlassi con mio nonno che coltivava la terra in Toscana per 50 anni, era una cultura di terra e di cioè sapeva tutto, ma a momenti anche quando pioveva e non pioveva, sembrava Bernacca, però lui già coltivava, metteva le robe giuste perché sapeva che il giorno dopo pioveva e quindi doveva seminare quel, cioè è incredibile. Questo cosa vuol dire? Che ognuno di noi, in base a come si prepara, in base a come ha voglia di imparare umilmente e vivere la vita, quella che la vita non va, io dico sempre, non è una cosa che dico io, ma si dice, non bisogna mai festeggiare il compleanno, bisogna festeggiare tutti gli altri giorni, perché non è scontato che noi tutti i giorni ci alziamo, baciamo i nostri figli, andiamo a lavorare, ok, suoniamo, andiamo a fare le cose che vogliamo, usciamo la sera, ok? Questo è importante. Quando uno si rende conto man mano che va avanti nella vita, ok,
che cavolo sono, scusami, veniva un'espressione da bar, da settimo fatto. Torinese, case Fiat, mezze Gesca, vabbè, è lì no, infatti me ne vanto perché quella roba lì mi ha fatto imparare un sacco di cose e in qualsiasi posto me l'ha fatta cavare, mi ha fatto in modo che me la cavassi. Esatto, non siamo nati vissuti in una campana di vetro, fortunatamente. Esatto, bravo. E quindi più cresciamo noi e più i nostri obiettivi crescono, ma sono solo conseguenza, perché se noi non siamo predisposti a farlo continueremo a stare così. Ci siamo come idea? Assolutamente sì, sono d'accordo, sono cose che dico anch'io, tu le hai spiegate veramente molto molto bene, ma non è così. Guarda, io di un po' di artisti è un anno e mezzo che ho iniziato a fare web radio e che mi sono inventato questo web radio. È uno dei miei pochi meriti in ambito artistico, perché ho detto tanto non so cantare bene, non so suonare bene, mi è venuto in mente torno a fare un po' di radio, perché l'avevo fatto bene. Ne ho intervistate di persone e non sempre si intervistano delle persone che hanno un buon bagaglio culturale e indipendenti da ciò che hanno studiato. Certo. Ti dico, mi fa molto piacere invece, mi farebbe piacere anche trovare dei giovani artisti con il bagaglio culturale. Però quelli della nostra annata, certo, come te, come qualcun altro, io anche un genio amato che stato più o meno. Sì, Eugenio lo conosco, suonava in un locale a Torino, me lo ricordo, quando l'ho visto lì a All Together Now, l'ho visto. Con tutti i suoi costumi, ma lui già veniva a sentire me al Ganas, io andavo a sentire lui. Nel 90. Ti ascolterà, infatti gliel'ho detto. Come no, scherzi. Anzi lo saluto, per me anche lui, grande voce, grande personalità, Eugenio, grande personalità. Anche ragazzi, lui una grande pittura musicale. Certo. Noi siamo i vecchietti, però, Mauro, siamo i vecchietti. Questo è vero, dai, ma non è vero che siamo così vecchietti. No, in senso vecchietti, in senso lato. Ormai tu sei a Milano e ti verrò a vedere. Come no? A vedere nuovamente, però insomma, io qualche volta qui sono andato a vedere Eugenio. Dai. In qualche live combiniamo una volta che andiamo a vederli a suonare. Ma sarebbe una bellissima cosa e ti dico quanto. Meno, parlo per me, poi magari come dici te, io sono vecchio, ci sono pochi live in giro che mi emozionano ancora, certe volte neanche più i grandi. Sai che sono andato a vedere una band, non voglio fare il nome, piace, una pista che mi piace, non era più come quando l'avevo visto, insomma, non mi ha emozionato. Magari anche loro, se in un periodo magari può capitare, che magari tante volte si lotta per delle cose, sai, poi alla fine i problemi personali sono molto influenti poi anche nella musica, no? Perché la musica, quando vai live, se sei arrabbiato con tua figlia vai a cantare This Masquerade in quel modo, no? Per dirti, se sei contento canti Sono Nato Funky in un altro, non è sempre uguale. E poi il fatto di vedere ogni qualche volta, io per esempio sono andato a vedere una band che adoro, Depeche Mode, sono andato a vedere loro dal vivo, lui è sempre una voglia positiva come la tua, no? Vabbè, però stai, quello non muore mai. E lui non è un grande cantante, no? È proprio il progetto, la voglia, la comunicazione, dai. No. Esatto. Stai parlando anche di roba internazionale qui. Ne ho ascoltato un'altra band internazionale che non ti è piaciuta così. Non mi avevano così più emozionato come. Certo. Come invece, non lo so, ci sono dei musicisti che poi perdono. Cioè fanno poi probabilmente gli diventa un po' un bollare la cartolina, lasciamelo dire questa cosa, non diventa più quel discorso di passione, ma bollare la cartolina. Io voglio farti una domanda, corriamo un po' avanti. Sì. Saltello da una casa. Bravo. Io avevo inserito Ragazzi Irresistibili, quel video con Max Profitto, che voglio far sentire. Ma voglio far sentire perché lo voglio far sentire ora un pochino e poi subito dopo ci racconti brevemente l'esperienza di Trons, perché per te è stato importante e so anche che, insomma, tu mi hai detto Mauro, vorrei più parlare di altre cose, però io ti voglio chiedere questa cosa perché per te è stata una parte fondamentale della vita. Ci dedichi poi 5 minuti. Io l'ho voluto mettere perché so benissimo che, insomma, è stata... ti ha formato anche musicalmente. Certo. Eh?
Allora, io farei sentire questo video che ho preso appunto da... Cosa cantavamo lì? Era dunque ragazzi, Max Orfigli, Utros, Ragazzi Irresistibili. Il video si è proprio... Forse non mi ricordo che pezzo cantavamo, perché c'era anche la Rita Pavone. Sì, bravo. E Little Tony c'era. Bravo, bravo, assolutamente sì. Sì, mi ricordo. Vabbè, al di là di... Eravamo a Saint Vincent al Palais. Esatto. Ci sono stato sabato, figurati, ho fatto uno spettacolo l'altro sabato. Sì, sì. Va bene, mandalo, che io poi mi dici. Io passerei questo un attimino, però poi la domanda breve, che insomma ci dedichi 5 minuti. Certo, certo, volentieri, volentieri. Perché io ne avevo messo poi anche un'altra, però non ce la faremo, che è Max, certo, Figli, Utros, Davanti agli occhi, Tappeto volante. Davanti agli occhi miei. No, ma va bene quella, poi ti parlo, tanto è importante che puoi parlare. Grazie Max. Lancia. E amici, ascoltiamo ancora questo video. Questa è un'altra esperienza live di Max Orfigli, che fa parte anche un po' della sua storia, e poi ci rivediamo qui tra qualche minuto. Io ovviamente ringrazio Max per questo momento che ci sta regalando, perché a me batte il cuore a mille. Sono veramente... Grazie a voi, grazie a voi per l'opportunità. Ci vediamo qui fra 5 minuti. E a te. Un abbraccio a tutti. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hi, Dickie. Hey Jude, don't be afraid. Allora, mi sono permesso così di aprire la parentesi un po' in Utros, no? Sì. Io ti dico la verità, no, però perdonami per questo, veramente. Io degli Utros una ne conosco di canzone, cioè anche
Pensa che è successa la stessa cosa anche a me quando ho chiesto di andarci. Mi sento in colpa. Questa parentesi non era questa cammino che tu hai avuto con loro, così. Raccontaci quello che vuoi. Regalaci 5 minuti di questo libro. Sì, ti regalo, lo dico perché è una parte fondamentale della mia vita artistica, perché conobbi in una... Io facevo il corista Fininvest, quell'epoca ero a fare Tirami Su con Pippo Baudo, e conobbi Ricky Belloni, chitarrista nonché cantante autore dei New Trolls, e mi disse di andare a suonare in un suo locale perché mi aveva trovato particolare mentre cazzeggiavamo dietro le quinte, io seduto al pianoforte cantavo. Quando si facevano le registrazioni di questi programmi qua, lavoravi 10 minuti e per 5 ore non facevi nulla perché era tutta roba registrata, sai, fatta così. Quindi molto spesso si usava il tempo per non fare niente, addormentarsi in camerino, di conoscere la gente e suonarci magari insieme, avere lo spazio, si portava una chitarra in camerino, quindi mi trovavo, no, con tutti i vari personaggi. E andai in questo locale suo e da lì lui portò e mi chiesero di partecipare ai New Trolls. Io conoscevo 3 canzoni, premetto, tu una, io 3, credo, però non pensavo neanche fosse vero, perché in quegli anni lì è come nella musica, sai, incontri molto spesso le persone, ah bravissimo, vieni con me che ti porto perché tu sei bravo, e poi spariscono, no? Quindi non gli ho dato quel peso lì. Poi io stavo lavorando bene, a parte Tirami Su con Pippo Baudo, ero coi Punti di Vista, stavo facendo una tournée con la Marlboro Ferrari, abbiamo fatto 150 dati in un anno e mezzo con Franco, con Willy Fugazza, buonanima, grande chitarrista di Torino che non c'è più, con i Fiati, mi ricordo, Claudio Deola, Penemiricon, insomma, vabbè. Quanti nomi? Sono tutti quelli di Torino. Poi io. Però sono contento che fai. Esatto, perché niente, l'impresario Giorgio Tani, anche lui buonanima, lo salutiamo perché è mancato 4-5 anni fa, e mi dice, ah, ti hanno preso in New Trolls, eccetera, e iniziai questa carriera. Ma la cosa più bella, a prescindere, che alla fine ha fatto parte un po' della mia vita, perché comunque Gianni Belleno è padrino di mia figlia, e quindi sì, è stato lui che mi disse, vieni a abitare qui a Busto, a Busto Arsizio, cosa fai a Settimo, perché dobbiamo fare le cose, eccetera. Quindi con mia moglie ci spostammo nel 97-98, credo, ci spostammo da queste parti qua, e io ho vissuto una vita non solo musicale, ma in mezzo a Ricky, in mezzo a Gianni. Nico già lo vedevo, sì, perché però lui abitava a Genova, però lo vedevo, come si dice, lo vedevo perché veniva a casa mia a dormire, insomma, nelle tournée, no, si era... E la cosa bella comunque per quanto riguarda me, perché il gruppo New Trolls, sicuramente tutti i fan sanno che hanno avuto sempre delle divergenze strane, no? Si entrava, si usciva dai gruppi. Io invece l'ho vissuta in modo diverso, e sono stato per 4 anni e mezzo, quasi 5, in tournée, ma soprattutto amico, in senso, abbiamo fatto i pezzi, siamo stati, ho passato delle giornate bellissime, e li ringrazio perché mi hanno portato, catapultato in un mondo della loro generazione. E io infatti gli chiesi una volta, ma perché avete preso me? No? Cioè, in senso, fatemi capire. E Ricky mi disse, perché noi avevamo sentito altre 200 persone che cantavano anche bene, ma non avevano la tua personalità. E noi vogliamo uno che abbia una personalità propria con i New Trolls, perché noi l'abbiamo sempre avuta forte. Quindi questo mi premiò come cosa, e un mazzo grosso così, perché i pezzi dei New Trolls sono difficili da suonare e da cantare, però veramente mi sono sentito uno di loro. Ecco, loro mi hanno fatto sentire uno come uno vero, ecco, mettiamola così, no? Anche se ci misi un anno a conquistare la posizione, perché sai benissimo che quando entri in un gruppo, chiaramente tutti i fan, e loro ne avevano veramente milioni, ti giudicano un po', giustamente, no? Ma l'altro faceva così, tu facevi così. Però dopo un anno mi conquistai un po' tutti e ero diventato Max dei New Trolls, del mito New Trolls. E quindi questo mi fa piacere. Poi vabbè, abbiamo fatto dei dischi, abbiamo fatto tante serate, avrò fatto una roba tipo 800 serate e 100 televisioni nazionali io con loro, quindi non sono stato lì due serate, capito? Cioè, ho avuto questa cosa. E che anni sono tanti, eh? Sì, no, infatti, devo dirti la verità che è stato bellissimo. Poi però è logico che con loro sono ancora amico, componiamo ancora insieme, lavoriamo e tutto, addirittura con
con Ricky Belloni io c'ho un gruppo insieme a Marco Gallo, a Moreno Ferrara, che sono due coristi di Sanremo che voi vedete sempre lì, Alberto Favaro. Abbiamo un gruppo che fa, se noi ci piace la musica vocale, abbiamo un gruppo, sono io dentro un gruppo, mi hanno chiamato da 4-5 anni, un gruppo a cappella dove fa tutti i pezzi dei Beatles, ed è una cosa che Ricky ci aveva sempre in mente e, come si dice, è stato divertimento, mi ha richiamato dicendo ma dai cosa fai, vieni a suonare, ed è stato bello perché ho continuato anche un po' l'amicizia, ma poi sono andato con quattro grandi voci italiane, soprattutto tre insomma, perché sono quelli che hanno veramente, che li vedevi da tutte le parti, più tre coristi più bravi d'Italia e non so, anche solisti in certe robe, ma quelli che veramente hanno fatto questo mestiere, quindi ho cercato di cogliere, rubare tante situazioni belle per poter godere. Loro mi hanno accolto bene, io sono stato contento, e quindi vedi, l'importante, ritorno al discorso di prima per finire questo argomento, che la musica è vita. E prima c'è, non dico un'amicizia, ma c'è comunque una conoscenza, poi dopo arriva la musica, nel senso che è sempre l'uomo che fa la differenza, poi il resto è una conseguenza. Che devo dirti, che ero fantastico, mi sono passato dal Ganas de Mar a, che ne so io, a Domenica Inn, che vuoi che ti dica, cioè sono tutte queste cose, anche se io avevo già fatto televisione in precedenza, perché avevo fatto Re per una notte, avevo fatto Candy in Camera con Samantha Del Re per una notte, fatto... anche era stato molto importante per te, perché sì, 95 è stato una... allora avevo fatto i karaoke di Fiorello scherzando e poi dopo ero andato a Re per una notte, cavolo, con un grande cosa da lì, non mi è cambiato niente, però sicuramente mi avevano dato l'opportunità di stare corista Finimes per tante cose. Io sono un po' di voci dei cartoni animati, io sono la voce di Blaze, un po' della Casa dei Loud, di Santiago, adesso ancora grazie a Marco Gallo, mio caro amico, nonché un grandissimo basso e bassista, che mi dà l'opportunità di fare queste cose, è molto divertente, e quindi vedi, c'è stata questa cosa, quindi grazie veramente al mito New Trolls che mi ha fatto partecipare a una parte della loro vita, come se io fossi uno di loro, senza tagliarmi le gambe, in senso che mi dice loro, cioè Ricky mi guardava e mi diceva, io avevo i capelli lunghi fino qua in televisione, mi diceva sciogliti questi capelli che sei un figo così, quindi ora faccio una, come si dice, un complimento a queste persone, perché di solito quando vai a fare questi gruppi o meno ti mettono in un angolo e ti dicono fai quello e non rompere le scatole, no? Invece loro avevano questa, devo dirti, sia Gianni che Ricky che Nico mi hanno sempre portato avanti, insomma mi hanno sempre considerato uno di loro, infatti io cantavo anche dei pezzi da solista eccetera. E non per necessità, ma perché volevano farmelo fare, perché credevano, capito? Hai detto una cosa secondo me molto importante. Radio 40 ti dà, Radio 40, la radio che incanta, Radio 40, la radio che non ti aspetti, con piacere la seguiamo dedicandole una canzone. La radio che non ti aspetti.